Buonasera a tutti, benvenuti al secondo appuntamento di disegno cartoon, disegno umoristico e cartoon. Io sono Marco, sono l'insegnante di disegno umoristico e cartoon e benvenuti anche questa sera. Allora, già vi ricordo che per chi fosse nel dubbio, oggi è l'ultimo giorno prima dell'inizio del corso, domani sera cominciamo. E quindi per chi volesse iscriversi ha ancora qualche ora di tempo per entrare nel, poi, per fare l'iscrizione, quindi cominciare domani con la prima lezione. Niente, oggi prendiamo un argomento che di solito si affronta. Cioè, o meglio, non è che di solito si affronta poco, ma che un po' meno frequente. Oggi disegniamo i cattivi, ok? I cattivi sono i personaggi cattivi, ok? Di solito si disegnano sempre i protagonisti dei vari film, cartoni, insomma, delle storie. I cattivi invece in realtà sono parecchio interessanti, ok? Ci sta anche Cecilia intanto. Oh, ciao Cecilia, in realtà vedo che ci ha Che sta collegato. guardando anche Esatto, anche c'è Flavia e Flavia, c'è Emilia. Magda, esatto, ciao a tutti, ben arrivati anche stasera. Allora, quindi, materiali di oggi, come la volta scorsa, sono matita, io ne ho due, uso quella rossa, come la volta scorsa uso quella rossa per segnarmi la traccia e quella blu poi per i definitivi, gomma e temperino. Il foglio che la volta scorsa non vi ho fatto vedere, cioè non vi ho, di cui non vi ho parlato, è un foglio in formato A3, per capirci. Questo era quello che abbiamo fatto la volta scorsa, ok? Questo qua era un foglio, ed è tuttora in realtà, un foglio A3, ok? Della Canson di grammatura 160 grammi, quindi un po' più spesso di un foglio da fotocopia. Ok, allora adesso cominciamo, quindi io vi metto in posizione e partiamo. 2 e 3, eccoci qua. Ok. Faccio che qua scivola un po'. Adesso dovrebbe essere più o meno stabile. Cominciamo. Dunque, i cattivi. I cattivi sono un mondo tutto loro, ok? Nel senso che di cattivi ce ne sono tantissimi tipi, ok? Tantissimi anche loro, come tutti i personaggi, di tantissime forme, tantissimi colori e tantissime caratterizzazioni. Cioè, partendo da Jabba the Hutt, dal Kingpin dell'Uomo Ragno di Daredevil, fino ad arrivare a cattivi come Jafar, come Hade della Disney, come, oddio, adesso vabbè, insomma, sono veramente milioni. O come per esempio anche cattivi animali, tipo Scar del Re Leone, ma anche banalmente per esempio il tirannosauro di Jurassic Park. Sono personaggi che hanno tutto un loro modo di essere caratterizzati. Poi durante il corso questa cosa la vedremo assolutamente meglio, più nel dettaglio, con più calma. Nel frattempo vi ricordo che se seguite la diretta e vi mettete a disegnare, poi dopo la diretta conclusa potete pubblicare i vostri lavori sotto nella barra dei commenti. Allora, intanto andiamo a mettere giù un paio di linee, dai, iniziamo a dare un po' di struttura al nostro personaggio. Allora, per il nostro Ti salutano personaggio. Sonia ed Eleonora. Ciao Sonia, ciao Eleonora, grazie di esserci a partecipare. Allora, di solito il cattivo è comunque diciamo proprio il main villain, quindi il cattivo principale. Di solito è uno che ha un certo portamento, non tanto nel senso che sia.
regale, cioè particolarmente regale o di chissà che lignaggio, però insomma è il capo, essendo il capo dei cattivi, è quello che se la sente un po' di più degli altri, ok? Quindi è quello che porta avanti il piano malvagio, mentre poi ha tutti i suoi collaboratori, vari ed più o meno sfigati, vari ed eventuali. Ok, in questo caso ho deciso di fare un personaggio malvagio che potrebbe tranquillamente essere una specie di... ma... stregone... boh, sì, un personaggio di questo genere qua. Allora, intanto iniziamo a dargli, poi decidiamo magari, dopo decidiamo strada facendo che cosa è. Intanto iniziamo a piazzare un po' i volumi, come la volta scorsa, iniziamo a piazzare i volumi principali, ok? Sempre da lì si parte, sia che stiamo caratterizzando un robot, un protagonista, un animale, un'automobile, come abbiamo visto in una delle scorse dirette quando abbiamo cartoonizzato le automobili. La base principale è sempre, sempre, sempre costituita dal buttare giù, dal definire i volumi principali del nostro personaggio. Ok, il nostro personaggio sarà un personaggio piuttosto alto e allampanato, ok, sottile, un po' alla Jafar di Aladdin. Ah, giusto, se avete domande, curiosità, eccetera, chiedete tranquillamente nella barra dei commenti, scrivete pure che Federico poi mi legge e rispondiamo. Allora, iniziamo a piazzare. Quindi qua abbiamo già piazzato il volume della testa principale. Ok? Poi abbiamo il torace con le spalle belle larghe, la vita molto più sottile. Ok? E poi adesso stiamo piazzando le gambe e le braccia, un po' nella stessa maniera in cui stiamo procedendo nella stessa maniera della volta scorsa, ok? Sempre prima lo schizzo di base, poco dettagliato per piazzare le cose che poi andremo a definire meglio, e poi in un secondo momento andiamo veramente a definire quello che serve al nostro personaggio. Ok, allora intanto gli facciamo sì una mano. Che più o meno arriva fino a qua. Ok. Allora, diciamo che il nostro cattivone intanto potrebbe avere un abito tipo frac. Potrebbe essere un personaggio che ha un vago che di... potrebbe essere un po' militaresco. Ok, non perché io non per un motivo particolare, ma solo perché lo rende un po' più austero, ok? Lo rende un po' più anche freddo, se vogliamo. Ok, basti pensare per esempio alle uniformi dell'impero di Guerre Stellari. Ok, gli imperiali hanno delle uniformi che sono molto molto militari, ok? Infatti sono fondamentalmente la guardia dell'imperatore. Quindi gli aggiungiamo magari dei guanti. Oh, vedete una cosa che vi faccio notare subito? In realtà il grosso delle forme che io ho inserito sono forme molto allungate, molto spigolose, ok? Molto triangolari. Questo perché è una caratteristica che aiuta a dare un po' la sensazione in chi guarda del fatto che stiamo guardando bene o male qualcuno o qualcosa di pericoloso, ok? Qualcosa che nasconde un po' del rischio. Ok? Adesso aggiungiamo un guanto anche qua. Partiamo, dunque, qua gli facciamo. Dunque, facciamo che non è uno stregone. Sì, dai, facciamo che è uno stregone, ma non è uno stregone umano. Quindi aggiungiamo un naso un po' appuntito, le orecchie, come sempre,
mi ricordo che cambiare idea è sempre valido, quindi se per esempio questa orecchia è un po' troppo orecchia, gliene facciamo una un po' più piccola. Dopodiché passiamo a... Sì, dai, lui essendo uno stregone avrà in mano un qualche tipo di bastone. Ma sì, esageriamo con la classica pietrona. La incastonata sopra. Ok, dunque. Ah, ecco, giusto, per chi si fosse, cioè per chi in realtà si fosse perso magari l'inizio della diretta, vi ricordo che tutte le dirette si possono rivedere poi in differita, sia qui sulla pagina della scuola, che poi sul canale YouTube della scuola e anche sul sito della scuola. Ok. Ricordo sempre per chi si fosse collegato adesso che domani inizia il corso di disegno umoristico e cartoon, quindi siete ancora in tempo per chi volesse lanciarvi e iscrivervi. E niente, ok, continuiamo con il nostro personaggio. Ah, se ci sono domande, curiosità, eccetera, eccetera, scrivete nei commenti e se state disegnando, a fine diretta potete pubblicare quello che avete fatto. Così lo vediamo insieme. Allora, adesso passiamo a, come la volta scorsa, a definire un po' meglio il nostro personaggio, ok? Anche questo, come vi dicevo la volta scorsa, è una caratterizzazione di massima, ok? Siamo ancora nella fase dello studio, per arrivare poi a un disegno più definitivo, ci sono altri passaggi in mezzo. Però allora, il nostro cattivo, che è proprio cattivo, ok, non è uno di quelli, insomma, ce l'ha proprio, lui vuole proprio essere il cattivo della situazione. Ha ovviamente uno sguardo piuttosto arcigno. Ok, qua lo possiamo accentuare anche un po'. Dunque, qui potremmo anche mettergli... Sì, perché no? Possiamo mettergli... Sempre per dargli un aspetto un po' austero. Una pettinatura con i capelli un po' corti. Ma magari visto, potremmo fare anche in modo che lui sia magari una specie di boh, personaggio di epoca circa vittoriana e quindi magari potrebbe avere il codino. Perché no? Tutte queste cose qua le si inseriscono strada facendo, non è indispensabile decidere tutto prima. Anche perché il più delle volte sono l'occhio e la mano che, almeno nel mio caso, guidano un po', nel senso che non tutto viene in mente al primo colpo. Può darsi benissimo che alcune idee nascano da errori, nascano da cambi di idea su determinate scelte che in realtà all'inizio sembravano quelle migliori. Ok, allora andiamo avanti intanto. Allora, qui vedete che il nostro cattivo cattivissimo sta iniziando a prendere un po' di forma.
Vedete che immediatamente metterlo un po'. Intanto aggiungiamo dettagli, per esempio, qualche tipo di. Boh. Paragomiti. Vedete che dicevo, aggiungere un. Fargli. Dargli un. In questo caso, perché non è. Questo è solo un esempio. Per esempio, il taglio militare, un po' militare, un po' da, per dire, appunto, da ufficiale vittoriano, un po' aiuta, contribuisce a dare un po' quella sensazione di personaggio legnoso, ok, che ci serve. Perché oltre alla, cioè alla caratterizzazione per quei tratti somatici, in realtà anche la corporatura, la posa contribuiscono parecchio a definire il carattere generale, quindi l'impressione generale che un personaggio dà di sé. Quindi potrebbe essere in questo caso anche una buona. Quindi buona, vabbè, un'idea possibile, quella di fargli degli stivali, già che ci siamo, e renderlo ancora più marziale nel suo portamento, nel suo essere. Quindi vedete qua, questo potrebbe già essere anche per esempio un alto ufficiale di un qualche reame, boh, magico, so dio. Tutte quelle cose che probabilmente piacerebbero un botto a Vanadia, quindi regni magici, eccetera, eccetera. Lui potrebbe essere tranquillamente il grande capo delle forze armate di questo regno magico, ed essere tutt'altro che un personaggio affidabile. Vediamo se ci sta di qua un pezzettino di orecchia. Sì, un pezzettino di orecchia, lui ce la sventola così. Ok. E voilà. Allora, vedete che con abbastanza poco siamo riusciti a dare una discreta caratterizzazione al nostro personaggio. Da questa caratterizzazione, insomma, tutto sommato, noi capiamo diverse cose. A parte che è un mago, ma vabbè, quello glielo facciamo saltare fuori dopo. Capiamo che sicuramente è un personaggio piuttosto cattivo, nel senso che lo sguardo torvo, la posa un po' ingessata, come si diceva prima. Gli danno subito quella connotazione, se ci pensate, che è un po' poi la simile appunto a un Jafar, per esempio, di Aladdin. Anche lui è uno stregone tutt'altro che raccomandabile, che occupa una posizione di potere e quindi ha anche un certo portamento nel suo fare. Il contesto qua è piuttosto diverso, ma tutto sommato questo potrebbe essere uno dei tipi fondamentalmente di cattivo. Poi potrebbe tranquillamente essere, cioè, probabilmente uno di quelli meno più facilmente individuabili. Ok, lui ha magari uno sguardo molto duro. Adesso vediamo un po' di caratterizzarlo meglio. Magari anche delle sopracciglia piuttosto folte, che anche quelle contribuiscono a indurire. Potrebbe avere, per esempio, senza farlo troppo somigliante a Jafar, potrebbe avere, no, non gliela facciamo la barba. Ok,
Ok, allora, grosso modo, questo potrebbe essere uno dei tipi, di una delle tipologie di personaggio cattivo. Ok, vedete che è molto affilato, molto spigoloso. Ok, se ci pensate, questo qua più o meno è lo schema appunto dei vari Jafar, dei vari, in parte anche di Ade, perché Ade di Hercules della Disney ha un po' questo schema, anche se nelle linee è un po' più morbido, almeno del corpo, perché poi il volto invece è il mento affilato, il naso a punta, addirittura i dentini a punta che sporgono, i capelli in fiamme, dettagli. Ok, allora. Il nostro personaggio cattivo potrebbe poi essere. Allora, anche qua poi chiaramente si va di chiaroscuri. Qui il top sarebbe avere una. Adesso ho messo a istinto la luce, che in realtà qua non andrebbe granché bene. La cosa migliore sarebbe un'illuminazione vagamente dal basso, nel senso che però diventa abbastanza difficile, nel senso che l'illuminazione dal basso rende, accentua ancora di più la sensazione di timore che una figura incute, per il semplice motivo che di fatto siamo abituati a vedere la gente illuminata dall'alto e non dal basso, quindi, che è il motivo per cui nei film americani, quando si raccontano le storie di paura, si puntano sempre la torcia sotto la faccia, perché scombina un po' il meccanismo di luci e ombre che noi siamo abituati a vedere, e quindi rende tutto più misterioso. Ok, ecco qua. Questo, se ci pensate, richiama anche un po' vagamente, anche se non l'ho fatto apposta, richiama un po' vagamente il Joker dei cartoni di Batman degli anni 90. Ok, quindi con i capelli tirati all'indietro, il naso a punta, il mento affilato, le spalle larghe. Ok, quindi più o meno potrebbe essere anche in parte un po' come il Joker di Bruce Timm, che era il disegnatore che ha fatto poi quella serie, che gli studi dei personaggi di quella serie a cartoni. Tutte cose di cui parleremo al corso, che parte domani, quindi se siete in dubbio, se qualcuno di voi all'ascolto sta guardando ed è nel dubbio, sappiate che domani cominciamo. Quindi bisogna iscriversi, se volete partecipare, bisogna iscriversi in fretta. Cos'altro? Ok, questo, Fede, quanto tempo abbiamo ancora? Una decina di minuti, molto bene. Allora, in una decina di minuti possiamo provare a fare. Possiamo provare a fare un altro tipo di cattivo. Oppure, sì, possiamo provare a fare un altro tipo di cattivo. Uno Poi che. dopo riesci a postarlo il disegno. Sì, certo. Adesso se puoi anche avvicinarlo un po' prima di levarlo, Sì, se non certo. l'hai già levato, perché io ancora lo vedo, che non si vedevano gli stivali. Magari puoi avvicinarlo, far Ah, vedere un po' i ok, sì, dettagli adesso, certo. poi dopo lo posterai. Sì, sicuramente. Ok, allora, dicevamo, adesso giro un attimo il foglio e in realtà anche ci sono un altro tipo di cattivo che potrebbe essere quello subdolo fondamentalmente. Per esempio, non so, mi viene
Mi viene in mente il personaggio di Coda Liscia di Harry Potter, che è uno dei migliori amici dei genitori di Harry, e poi in realtà è quello che li tradisce e scatena un po' tutto il casino, con tutto il casino che ne succede. Ok, questo è un altro tipo di personaggio, è un personaggio che ha un altro tipo di forma in realtà. Potrebbe essere già intanto fisicamente molto meno prestante, quindi più piccolotto, più cicciottello, uno di quelli che magari a scuola, per esempio, andava a ruota più invece di essere uno di quelli che trascinava un po' il gruppo. Per esempio, una cosa di questo tipo qua, comunque sia, che diciamo echeggia abbastanza il fatto che lui sia debole, ok, quindi piuttosto pauroso, però in realtà è uno di quelli che se non ci stai attento prontamente venderebbe l'anima. Ok, dunque, allora, visto che siamo verso la fine, io adesso finisco un attimo di disegnare e intanto vi ricordo un po' di cose. Allora, innanzitutto vi ricordo che il mio corso domani inizia il corso di disegno umoristico, e quindi chi è ancora indeciso e vuole nel dubbio, ha ancora questa sera e domani mattina per decidere iscriversi. Com'è il titolo? Come? Disegno umoristico e C'è cartoon. Esatto, il link nel titolo. nel titolo del video, poi nella descrizione della diretta c'è il link per iscriversi. Vi ricordo che la scuola ha appena lanciato un crowdfunding attraverso cui ci si può anche già preiscrivere alle sessioni dei corsi di settembre. Quindi se uno dice, beh, non lo so, però ci penso un attimo, ok. Sappia che c'è anche questa strada. Intanto si sostiene la scuola nelle attività future, per cui tutto quello che ne può venire, quindi nuove dirette, nuovi contenuti, nuova programmazione. E poi, già che ci siamo, si può iniziare ad accaparrarsi un posto per i corsi dopo le vacanze. No, vedete che intanto il nostro subdolissimo cicciottone sta Sì, prendendo tutto forma. pronto, guarda. Vi ricordo inoltre che le dirette che, per chi si fosse collegato da poco, questa diretta, come tutte le altre, si può rivedere qua sulla pagina della scuola, oppure sul sito della scuola o anche sul canale di YouTube. Oppala, allora. Detto questo, dunque, vi ricordo anche che chi ha disegnato un po' insieme a me mentre io parlavo, può adesso, quando la diretta finisce, pubblicare il suo disegno, quindi vedere un po' se serve, se ha bisogno di qualche consiglio, eccetera. Può tranquillamente chiedere e pubblicare il suo lavoro. Ok, qua chiudiamo. Ecco, questo qua diventa già un personaggio che assomiglia a uno dei due banditi che sembrano quelli della carica dei 101, quelli che rapiscono poi i cuccioli.
Ok, allora qua ci siamo. Parte questo è un braccio piuttosto corto, però vabbè. E voilà. Ok, allora ci siamo più o meno. Questa è l'altra, potrebbe essere un'altra tipologia di cattivo, ok? Uno un po' più subdolo, uno che magari non si capisce subito che in realtà non la racconta giusta, anche se in questo caso si capisce abbastanza. Allora, adesso vi rimetto a posto e ci salutiamo. Rieccomi. Niente, io vi ringrazio di essere rimasti qua con me fino adesso e ci vediamo domani per chi si è iscritto al corso e per tutti gli altri ci vediamo poi la prossima volta, sempre qua su Lapis. Ciao a tutti!